Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che si possa cedere su nessun punto, però è evidente che bisogna fare in modo di ponderare i risultati delle sanzioni, che non vanno tolte. Io sono convinto che le sanzioni in questo momento, finché c'è l'occupazione del territorio ucraino, non possono essere tolte. Questo non vuol dire che non possono essere rimoderate in base ai parametri che stanno emergendo dal problema economico europeo. E questo, quando lei dice dire, rimoderate, che cosa intende? Però ci faccia capire, perché rimodulate a livello europeo si sta parlando, e non ne sta parlando solo l'Italia, ne sta parlando la Francia e la Germania, ad esempio. La Germania, vorrei ricordare, che insieme all'Italia sono le due grandi, diciamo, aziende, industrie manifatturiere continentali. È evidente che il problema che c'è sull'approvvigionamento e sul costo, soprattutto dell'energia, ma non solo, è un tema che l'Europa deve in qualche modo affrontare, sia con delle politiche di medio e lungo periodo, il nucleare pulito che garantirebbe un'indipendenza energetica del continente europeo, piuttosto che il potenziamento di energie di carattere... Rixi, lei continua a allargarsi... Le ho fatto una domanda: che cosa intende per rimodulare? Dopo, al nucleare ci arriviamo dopo, se no... europeo, però io le dico molto semplicemente, oggi il sistema economico russo sta sostanzialmente avendo aiuti economici fortissimi da parte della Cina, e le materie prime che prima venivano vendute in Europa oggi vengono vendute a prezzi molto convenienti in altri mercati, e quindi... spesso anche rivendute in Europa. Quindi non è vero che noi oggi non usiamo il gas russo, semplicemente lo paghiamo di più rispetto a prima. Il problema vero è che dobbiamo fare una riflessione a livello europeo per andare a capire quali sono, diciamo così, le misure che hanno funzionato e quali no. Non vuol dire togliere delle misure, vuol dire magari spostare queste misure su altri prodotti, piuttosto che trovare delle soluzioni con altri paesi sull'approvvigionamento. Il governo Draghi, d'altra parte, ha seguito questa strada sugli approvvigionamenti del gas. È evidente che però è impensabile, ad esempio, importare un gas che costa molto di più e che viene dall'altra parte dell'Atlantico per un periodo illimitato, se non si hanno alternative di carattere strutturale. Quindi è un cedimento sul gas, però, mi sembra di capire. È vero, non è un problema di cedimento. No, no, nel senso che lei dice ripensiamoci, e su questo ben ti vogli. Io so solo che stiamo finanziando le armi in Russia contro l'Ucraina. Oggi loro guadagnano di più dal gas rispetto a prima. Ma